avrò necessità, veramente necessità, di utilizzare questo video come una sorta di sfogo, perché una conferenza stampa dopo queste tre partite che per me non esiste. Per me è una conferenza stampa che non esiste dopo queste tre partite, piena di concetti che ritengo sbagliati. Poi se qualcuno li ritiene giusti e considera questa conferenza stampa un'ottima conferenza stampa, benissimo uguale, perché non ho la verità in tasca, non pretendo che tutti la pensino come me, però sinceramente ragazzi non mi è piaciuta, ma proprio a livelli bassi, a livelli bassi. Vediamo che cosa ne deriva da questa conferenza stampa. Allegri dice: sicuramente aver fatto un punto in tre partite non è un bel momento, soprattutto il punto in due partite in casa. La trasferta di Verona è sempre complicata, loro non stanno facendo male, anzi, Baroni sta facendo un ottimo lavoro nelle condizioni di difficoltà in cui è. Hanno perso a Napoli e a Milano a fine partita e domenica hanno pareggiato a Monza. Bisogna fare una bella partita, un atteggiamento migliore rispetto a quello delle ultime partite, non tanto come prestazione, ma come attenzione ai dettagli. Preparatevi perché il concetto della prestazione, che non è da migliorare, ma è da migliorare soltanto l'attenzione ai dettagli, ce lo ritroveremo da qui che inizia la conferenza fino alla fine della conferenza. E io ribadisco che in un momento del genere non è il messaggio giusto da far passare. Perché dal punto di vista delle prestazioni, io sono anche d'accordo, sono molto simili a prestazioni in cui poi è pure arrivata la vittoria. Non è questo che metto in dubbio, lo abbiamo detto in più occasioni, lo abbiamo ripreso anche ieri alla Bobo TV questo concetto. Però il fatto di dire le prestazioni vanno bene così, l'importante è crescere nei dettagli, nell'attenzione ai dettagli, significa cercare ogni singola volta di overperformare e di tirar fuori il jolly dal mazzo. È come farsi dare, non lo so, una mano a scala 40 in cui ogni volta c'è la matta, in cui c'è il jolly. Perché se no non va bene, se no non si può vincere. Continueremo così perché non sono tre risultati negativi a cambiare l'andamento di una stagione, lo sono alla grande, mister. A maggior ragione da parte di chi dice che nel ritorno non c'è margine di errore e gli errori che si fanno nel ritorno pesano di più e vanno a compromettere la stagione. Tre risultati così nel ritorno, certo che vanno a cambiare l'andamento. Quello di Firenze fu un anno differente, avevamo 7 punti di vantaggio e perdendo Firenze andavamo a più 4. Ricorderete che poi Allegri schiera il 4-2-3-1 in casa con la Lazio, la Juventus arriva a giocarsi la finale a Cardiff. In quel momento c'era bisogno di cambiare, secondo me, ora non c'è bisogno di cambiare. Della serie, adesso va bene così. Boh, c'era bisogno di cambiare quando eravamo a più 4, non c'è bisogno di cambiare adesso che, vabbè. Le prestazioni con Udinese, Empoli in 10 e con l'Inter stessa non sono state brutte prestazioni, sono state prestazioni in linea con la stagione della Juve nelle prime 22 partite. Serve andare a migliorare prestazioni e i giocatori singoli, perché abbiamo pagato nei dettagli. Cioè, questa è la filosofia, questa è la medicina. Dottore, sono malato, vedrà che starà meglio. Non si può sempre stare male. Mister, abbiamo perso le partite, abbiamo fatto un punto in tre, vabbè dai, prima o poi vedrete che torneremo a vincere, basta fare attenzione ai dettagli. Non puoi prendere gol in casa con l'Udinese su palle attiva. Mister, ma prendiamo gol nel primo tempo. Cioè, va bene, è quello il problema, è aver preso un gol con l'Udinese, prendi gol con l'Udinese, finisce la partita nel primo tempo. Perché non siamo stati attenti ai dettagli, è questa la lettura. Come a Milano, dove potevamo prendere gol in ripartenza, ma non in quella situazione lì. A Milano si poteva prendere gol in ripartenza, ma così no. Sono stati i dettagli che in questo momento hanno fatto la differenza, come in tutte le partite. Allora, quando l'abbiamo vinta al 90esimo all'andata con l'Hellas, che secondo me è stata un'ottima prestazione da parte della Juve, la mettiamo da parte la prestazione, chi se ne frega, l'importante è il dettaglio che fa gol Cambiaso. Col Monza l'importante è il dettaglio che fa gol Gatti. Prestazione fa lo stesso, migliorarla, la prestazione non ti fa arrivare al risultato, è solo il dettaglio che ti fa arrivare al risultato. Quindi è banalmente una lotta alla fortuna e alla sfortuna. In questo momento serve un atteggiamento di maggiore attenzione, in quella che è la cura dei particolari che ti fanno vincere o perdere le partite. Quindi semplicemente stare attenti a non prendere gol. Questo è il modo in cui la Juventus riuscirà a rialzarsi. Non cercare di farne di più, non cercare di gestire meglio il pallone.
stare più attenti perché se si prende gol poi bel problema. Vabbè, lettura che non mi trova per niente d'accordo in un momento di difficoltà simile. Bisognerebbe cercare di mettere in discussione le proprie idee, mettere in discussione quel lavoro che si è stato fatto, magari prendere in considerazione il fatto che si è overperformato e che era difficile continuare a fare così, invece no. L'importante è ritrovare quei momenti in cui le cose andavano tutto bene. Questa è la cura, d'accordo. Da valutare gli attaccanti. Federico viene da un periodo nell'ultimo mese e mezzo alternato ad allenamenti e non e partite non. Sta trovando una condizione migliore, sarà importante per il nostro finale di stagione. Tradotto, domani gioca Yildiz, secondo me. Domani dovrò valutare, ne ho quattro davanti, tutti tranne Ken che sta lavorando per rientrare. Domani sarà a disposizione, indipendentemente da chi parte all'inizio o chi entra, serve un atteggiamento diverso, fare qualcosa in più nei dettagli, nelle situazioni in cui si può prendere gol. Ancora una volta, bisogna stare attenti nei momenti in cui si può prendere gol. Non bisogna migliorare il giro palla, non bisogna migliorare il fatto che la Juventus quando ha la palla non sa cosa fare, non bisogna migliorare il fatto che i giocatori quando sono nell'ultimo terzo di campo sono lasciati completamente liberi di fare quello che vogliono senza nessun tipo di indicazione. Bisogna soltanto migliorare nel momento in cui possiamo prendere gol. Questa è l'unica cosa che va migliorata nella Juventus. Per il resto siamo perfetti. Perfetto, dei fiorellini di campo. Non è frustrante 1.000 giorni senza vincere trofei, dice Massimiliano Allegri. Beh, mister, tua opinione, a rispetto, non la condivido. Sono stato fortunato a vincere tanti trofei, anzi, non a vincere, a avere squadre importanti che mi hanno regalato i trofei. Però io me la ricordo qual era la frase quando si vinceva. Che ci sono allenatori che vincono e allenatori che non vincono mai, ci sarà un motivo. Invece adesso si è stati fortunati ad avere le squadre importanti che hanno regalato i trofei, perché sono le squadre che fanno vincere i trofei, non gli allenatori. E allora gli allenatori che cosa ci stanno a fare nel mondo del calcio? Un bel mistero. Ci stanno a fare soltanto a prendersi i meriti quando vincono, probabilmente, secondo questa lettura. Perché adesso sono le squadre, l'avevamo già sentito nel post partita con l'Inter, con l'Empoli, e adesso tiriamolo fuori anche nel pre partita con l'Hellas Verona. Va bene? Poi in realtà, come succede quando chiudi i cicli e apri altri, a seconda del punto di vista da cui guardi una cosa, dai un valore o un altro. Ma certo, ci sono dei punti di vista molto positivi, in effetti, la Juventus negli ultimi anni. La Juventus è vero che è 3 anni, anzi 2 anni, che non vince un trofeo, ma abbiamo la possibilità della Coppa Italia, che non è scontato vincere. Però va bene, va bene. Non ci hanno fatto giocare la Champions, ma perché lì l'avremmo vinta, se avessero fatto giocare la Champions quest'anno, campioni d'Europa. Ma non per demeriti della squadra l'anno scorso, ma per altre problematiche. Su questo totalmente d'accordo, però far passare il fatto che non ci hanno fatto giocare la Champions, che birbanti, l'avremmo vinta noi la Champions, va bene. In una fase in cui la società, non da ora, ma da quando sono tornato, falso, perché mi ricordo che si parlava di vincere, di tornare a vincere, di scudetti e bla bla bla, va bene, ha chiesto determinate cose, le stiamo portando avanti ora con i nuovi dirigenti. Al netto di tutto ciò, la Juve dal 2011 che non è mai rimasta fuori dalla Champions per risultati sportivi. Ah, beh. Allora, è quello lì che sì. Mentre, e può sembrare poco, quando ricrea una nuova squadra con giocatori diversi, sono stati anche 6-7 anni senza giocare alla Champions, non è facile, scontato. La base di tutto, nonostante la Juve che ci abitua a vincere i trofei e quando non vinci non è frustrante, ma serve fare qualcosa di più. Ma ci sono anche gli avversari. Ah, adesso ci sono gli avversari. Prima invece si era bravi perché non c'era. Adesso invece bisogna considerare gli avversari. Prima non bisognava considerare che noi eravamo più avanti degli altri, adesso bisogna considerare che ci sono altri più avanti di noi. Però intanto la Juve è garantita la Champions, che è un buon obiettivo. Eh sì, per essere la Juve è proprio un buon obiettivo andare a giocare la Champions. Mica vincere, quello non è frustrante, non vincere da 1.000 giorni. Serve farlo anche quest'anno. Momentaneamente non siamo in Champions, mancano ancora tanti punti. Domani serve riprendere a far punti da qui al 26 maggio. Serve fare un passo alla volta. Grande mantra. Cerchiamo di finire al meglio quest'annata in 15 partite, iniziando da domani e facendo tesoro di quello che abbiamo buttato nelle ultime tre. Le prestazioni non sono state tanto diverse. Abbiamo avuto anche partiti a Salerno al 90esimo, Verona e Monza al 90esimo. Ci sono stati dei momenti in cui cose vanno al contrario. Dobbiamo essere bravi a non farle andare al contrario e riprendere il cammino. Per quanto riguarda cosa sarà la Juventus, ha una rosa con giocatori molto giovani che hanno fatto esperienza di giocare partite importanti come quella di Milano dove abbiamo giocato per il primo posto. Esattamente la stessa cosa che si diceva l'anno scorso dopo essere stati eliminati dal Siviglia in Europa League. Vabbè, ma la Juventus ha un gruppo giovane, sta inserendo dei ragazzi che hanno fatto esperienza che l'anno prossimo, vedrete, sarà utile. Adesso l'esperienza l'abbiamo fatta giocando a Milano e ancora una volta guardiamo all'anno prossimo. Però intanto, diciamo, ci sono le ultime 15 partite e poi vediamo l'anno prossimo.
segno che forse non si è proprio soddisfattissimi di questa stagione che potrebbe portare un traguardo molto importante come la qualificazione Champions. Probabilmente anche chi dice queste cose non ci crede proprio fino in fondo, però vanno dette perché vanno dette. Sia mai fare un po' di autocritica, di analisi. Guai a Dio. Poi dei dirigenti come Manne e Giuntoli che sicuramente faranno di tutto per rinforzare questa squadra, perché ci potranno essere molte più partite sperando nella Champions. Il mio futuro, ho ancora un anno di contratto, stiamo lavorando bene. Serve arrivare in fondo nelle mie raccomandazioni e con un ottimo risultato. La Coppa Italia. Un ottimo risultato in 3 anni, una Coppa Italia, che non è detto che si vincerà. Per quanto riguarda la fase difensiva, sono i dettagli, ancora. Perché quando le cose vanno bene c'è meno attenzione, non è colpa di nessuno ed è responsabilità di tutti. Il primo responsabile sono io che magari non sono riuscito a tenere l'attenzione alta che serviva per battere Empoli e Udinese. Oppure, mister, nell'arco dei 3 anni il metodo utilizzato per cercare di portare a casa i risultati alle partite, cercare di vincere i campionati o comunque fare delle buone stagioni, non è quello giusto. Potrebbe essere messo in discussione. E invece no, perché le prestazioni sono state in linea, l'importante sono i dettagli. Boh. Le strigliate non servono in questi momenti. Un conto è il risultato e uno la prestazione. Vedendo i numeri, non sono amante, ma abbiamo tirato 13 volte in porta con l'Udinese, come da nostra media. Di solito abbiamo 5 così nella partita, con l'Udinese ne abbiamo avute 6 e non hai fatto gol. Signore, dammi la forza. Non è che la prestazione è stata peggiore, poi il risultato condiziona il giudizio come è sempre stato ed è giusto così. E beh, mister, vincere o non vincere mi sembra che non sia esattamente la stessa cosa. Poi anche qui magari sbaglierò. Noi che siamo dentro dobbiamo analizzare quella che è la prestazione, ci facciamo travolgere dagli eventi e non va bene. Quando vinciamo o perdiamo dobbiamo mantenere quell'equilibrio che è la cosa più importante. Con l'Udinese abbiamo fatto una buona partita. No, ecco, buona partita con l'Udinese proprio non posso accettarlo. Poi il dettaglio della palla inattiva ci ha puniti. Sì, ma non abbiamo subito gol al 90esimo da palla inattiva, che se stavi attento a quella roba lì la portavi a casa. Cioè, non è questo il discorso, non è questa la partita, non è quello che è accaduto. Abbiamo preso un gol su palla inattiva nel primo tempo e vabbè, d'accordo. Cioè, proviamo ad andare avanti, proviamo a fare gol, proviamo ad arrivarci in un altro modo. Ma queste sono cose che devi prepararti preventivamente, perché sennò poi sono tutte improvvisazioni. Però, va bene. Magari in un altro momento la palla sarebbe andata fuori perché il calcio è questo, beh allora a posto. Cioè, l'importante è aspettare il momento che quella palla andrà fuori e che la nostra entrerà. Questo è quello che dobbiamo fare, in questo momento. Dobbiamo semplicemente aspettare il momento in cui la palla dell'Udinese la prossima volta andrà fuori e la nostra entrerà. Noi dobbiamo rimanere, anzi rimettere attenzione nei dettagli. Questa è l'unica cosa che la Juve deve fare, impegnarsi di più nel non prendere gol. Non possiamo prendere dei gol del genere, dobbiamo essere più attenti ai dettagli. Stop, questa è la cosa che dobbiamo fare. Stiamo lavorando tutti i giorni, più giocatori offensivi di qualità ci sono e meglio è, poi però serve l'equilibrio di squadra e il momento dei giocatori. Il calcio non è un'equazione matematica, altrimenti sarebbe tutto facile. Capisco che questi discorsi vanno bene, ma poi c'è da metterli in campo e fare risultati. Quindi più giocatori offensivi in campo ci sono e meno risultati arrivano, secondo questa ricostruzione. Va bene? Devo valutare anche il momento e la condizione dei calciatori. È importante avere in rosa giocatori come Chiesa, che sarà importante da qui alla fine, e come lo sarà per la nazionale europeo. Come Yıldız, che ha già giocato a 18 anni alcune partite per la Juventus, ma tutti insieme bisogna riprendere domani, facendo fatica e mettendo più attenzione. In questi momenti più parliamo e meno facciamo. C'è molto da fare, perché per fare risultato domani è più impegnativo di altre volte. Veniamo da un periodo negativo. Abbiamo analizzato le ultime 3 partite e ho parlato di prestazioni, di attenzione ai dettagli e particolari. Serve correre più degli altri e mettersi al pari degli altri, perché abbiamo ottime qualità tecniche. Se non ci mettiamo al pari degli altri e correre uguale agli altri, faremo fatica. Alcaraz è un giocatore bravo, che sta crescendo una capacità di apprendimento molto veloce. È qui da 2 settimane. Lunedì non è entrato perché avevo bisogno di altri giocatori in campo. Sono molto contento di quello che sta facendo. Gelò viene da un infortunio, ha ripreso a lavorare bene e magari da qui alla fine della stagione avrà la possibilità di rendersi utile. Non so le condizioni di Gelò, quindi non ne ho idea. Non so dove andrà a allenare Conte. È un grande allenatore che ha fatto ottime cose. Dove ha lavorato? Vedremo. Credo che prima di pensare a queste cose, la più importante per noi è andare a fare risultato a Verona, poi arrivare in fondo alla stagione, che l'obiettivo principale è quello di giocare la Champions l'anno prossimo, poi avremo una bella semifinale di Coppa Italia con la Lazio e quindi 3 mesi belli davanti a vivere con entusiasmo, passione e voglia di fare risultati. Io vi dico che,
Al termine di questa conferenza stampa, in cui l'attenzione continua a essere esclusivamente messa sui dettagli, la fase difensiva, il non prendere gol e queste cose qui, come può esserci futuro con Allegri? Come può esserci futuro con Allegri? Cosa abbiamo costruito se l'unica soluzione è prestare più attenzione ai dettagli? Quindi singola partita, ogni singola partita, l'importante è stare più attenti nel non prendere gol, che attenzione è una cosa fondamentale. Non sto dicendo che nel calcio non serve la difesa, e chi conosce questo canale lo sa bene, io sono un patito della fase difensiva, per me prendere pochi gol è la base per creare dei cicli vincenti, ma questo non può essere un ostacolo insormontabile, questo non può essere l'unica analisi, questo non può essere un vabbè, di solito tiriamo 13 volte in porta, l'abbiamo fatto anche con Udinese, abbiamo fatto anche un'occasione in più rispetto alla media, quindi è una buona partita. No mister, non abbiamo fatto gol. No mister, tutte le volte che abbiamo il pallone non sappiamo cosa fare, abbiamo fatto 71% di possesso palla girando la palla nei tre dietro, sempre senza sapere che cosa fare. Ma queste cose qui non possono passare inosservate al terzo anno, non posso, terzo anno senza trofei, e poi tanto non vincere trofei, ma sì, ma non è che ci pesa, non è, cioè fa lo stesso, tanto siamo arrivati in Champions, questa è una cosa importante. Perdonatemi, ma io una conferenza stampa del genere non la volevo sentire in questo momento qui, dopo tre risultati del genere, perché quando le cose vanno male probabilmente vanno messe in dubbio i metodi che sono stati utilizzati, i metodi di lavoro di tre anni, non di questa stagione, di tre anni, perché la Juventus in questa stagione è comunque seconda in classifica, anche se col Milan ha un punto e non è questo il punto, ma per tre anni stiamo utilizzando lo stesso approccio e per tre anni non abbiamo vinto niente. Sì, ci sono gli avversari, è una cosa da tenere in considerazione, ma se iniziamo a metterci anche del nostro, piuttosto che solo gli attenzione a non prendere gol e ai dettagli, alla fase difensiva, forse, e dico forse, non ho la certezza di quello che dico, ma ho la certezza di quello che è stato, e cioè la Juventus non è stata mai una squadra credibile dall'inizio alla fine della stagione, in tre anni, dove ha vinto lo scudetto il Milan, il Napoli e dove lo vincerà l'Inter, e la Juventus è da tre anni che si spassa la bocca e deve stare attenta ai dettagli.